La scuola sta diventando una polveriera. Sindacati, insegnanti, ATA, genitori e studenti, ieri 18 maggio e oggi 19 sono scesi ancora in piazza perché non accettano una riforma autoritaria che colpisce la dignità, i diritti e la libertà di insegnamento, che peggiorerà la qualità della scuola pubblica. Il governo Renzi, con la sua maggioranza blindata, risponde alla piazza a colpi di maggioranza e non fa passare nessun emendamento. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge, 23.4. La scuola dell'infanzia è toccata da questa riforma? Purtroppo c'è un nefasto articolo 21,1 che prevede che ci sarà un decreto legge ad hoc per la scuola dell'infanzia da 0 a 6 anni. Noi siamo contrari a questo articolo e al prossimo decreto perché la scuola dell'infanzia statale è inserita a tutto titolo negli istituti comprensivi in un progetto dai 3 ai 14 anni e quindi abbiamo lavorato in tutti questi anni per un progetto educativo completo. Sono qui per cogliere un po' di euforia del momento e celebrare il funerale della scuola pubblica e della scuola in generale, perché esiste soltanto la scuola pubblica in Italia. Opinionamente sente, perché ascolta non lo direi, però sente, sì, opinione pubblica. Che... Però io le ricordo, sì, che voi docenti non godete di nessun prestigio sociale, siete considerati fannulloni, lazzaroni. Allora, cara opinione pubblica, l'ultima ricerca di Eurisco, si sa cosa ha detto? Sì, che per 7 cittadini italiani su 10 gli insegnanti sono veramente importanti, quelli della scuola pubblica, eh? Di questa TV, che è della Gilda. Sì. GildaTV.it. Volevo solo dire che ero così contenta di aver vinto un concorso nel lontano 85, perché questo mi rendeva libera da qualsiasi tipo di clientelismo che trovo adesso invece imperante. Non le sembra che oltre a dare i soldi alle scuole private stiano privatizzando la scuola? Infatti, guardi, soprattutto il discorso del 5 per 1000, dato scuola per scuola, sia alle pubbliche che alle private, crea una situazione per cui sostanzialmente il dirigente, per accattivarsi i genitori danarosi, gli vende la scuola praticamente. È come chiedere a chi ha denaro di comprarsi la scuola pubblica. Una cosa positiva c'è in questa riforma, che la Gilda prenderà un sacco di iscritti, visto che non ha tra i suoi iscritti dirigenti scolastici. Noi il nostro prestigio sociale ce lo guadagniamo tutti i giorni proprio con i genitori, quei genitori che sanno come lavoriamo. Guarda che Renzi ha pensato anche a quello. Infatti le scuole si dovranno autofinanziare. Lei insegna in quale scuola? Io insegno nell'ITIS Alessandrini di Vittuone. Sono un docente di inglese di ruolo e sono nella scuola da 30 anni. Se vuole sapere perché sono contro questo DDL, le dico una sola motivazione. Questo DDL io sono contro per una questione di principio, contro il principio ispiratore, che è un principio ispiratore privatistico, sì, perché la scuola è di tutti, come recita la Costituzione. Non possiamo mettere in mano ad uno solo, di cui si dice ma la scuola è del preside, ma con quali soldi l'ha comprata? Chi gliel'ha venduta la scuola pubblica? Ma io spero che voi queste cose le facciate passare. Chi è che ha venduto la scuola pubblica a un dirigente scolastico? Allora, buon pomeriggio a tutti. Volevo dire giusto un paio di cose, che appunto anche noi precari della seconda fascia, laureati in scienze della formazione ma vecchio ordinamento, siamo invisibili agli occhi del governo, escluse dalle GAE e dal piano di assunzioni. Tutti noi qui presenti siamo la buona scuola e meritiamo di essere visti e ascoltati. Il direttore didattico si è eletto dal consiglio istituto, dal collegio docenti, ogni 3 anni cambiato, perlomeno sarebbe qualcuno che conosce la realtà e il territorio. Le scuole potranno avere i loro sponsor. Mia cara opinione pubblica, vede, con uno sponsor poniamo ad un bel caso un distributore alimentare e un computer costa
buona, vero? Con i nostri bambini noi cerchiamo di costruire pensiero, con i vostri sponsor, con le sigle, con le marche dell'impresa si costruiscono consumatori. Scusate, e il 5 per 1000? Eh? Le famiglie potranno donare alla scuola del proprio figlio il 5 per 1000. 5 per 1000? Ma Renzi ci sta dicendo, alla fine la scuola non le dovete pagare voi! Questo è il messaggio che c'è sotto! E poi, diciamola tutta, il 5 per 1000, benissimo, è un contributo che appunto ogni famiglia potrà dare in misura della propria capacità contributiva. Allora, la scuola di Via Sfiga, dove ci sono residenti ricchi, avrà un 5 per 1000, diciamo di una certa misura. Un'altra scuola, ad esempio? Per esempio la scuola di Via Padova, è un caso, un puro caso, avrà un'altra misura di contribuzione. E così che cosa faremo? Scuole di serie A, scuole di serie B, fino ad arrivare all'ultima lettera dell'alfabeto. Repubblica, la so, perché tu mi stai per dire, ma vi lamentate, abbiamo previsto il fondo di compensazione del 10%, e così la scuola di Via Sfiga, ecco qua, che parte da 100, dovrà dare 10, arriverà a 90, ma i 10 di prima di Via Padova si aggiungono gli altri 10, arriverà a 20, e quindi ci sarà sempre quella differenza incolmabile. Basta parlare di soldi, no, basta. Adesso parliamo di cose serie. La qualità. Possibile che nessuno di voi si voglia far giudicare? Possibile? Meritocrazia. 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 Ma per favore! Vergogna! Avete chiuso nel 2007 i centri della ricerca e della valutazione. Oggi è passato l'articolo sulla valutazione e adesso? E adesso io sono un'insegnante di scuola dell'infanzia, lavoro da 34 anni, sono profondamente convinta che sia necessaria la valutazione nella scuola, però bisogna guardare bene a chi si dà la valutazione, a chi si dà in mano la valutazione, le competenze delle persone che valuteranno, con che strumenti, con che tipo di osservazione, sono tante le cose da definire prima di dire valutiamo. A noi la valutazione non dispiace, ma guarda un po', ma iniziate a valutare noi e non i nostri bambini, un po' più di correttezza, grazie, valutateci tutti, valutateci sul chi e il come, con giudizi e non vorremmo mica avere problemi, vero? Con il nostro preside, che magari abbiamo contrastato in collegio docenti, vederlo due giorni dopo su quattro crocette decidere chi è più meritevole e chi meno. Che poi non è questo che vuole Renzi, eh? Non è questo, non è questo. Però, visto che tu vuoi quello, d'accordo, d'accordo, va bene. Io so già che tu dirai, ma d'altronde cosa posso fare? Ho due bambini con sostegno, ho due DSA, ho due dislessici con disgrafici, un discalculico, vero? Due ne è arrivati, cinque ne è arrivati, sette ne è arrivati. Mia cara opinione pubblica, devo ricordarle che per legge alla scuola erano previste risorse per rispondere ai problemi dei bambini, risorse che non vediamo. 10 ore di alfabetizzazione sui bambini ne è arrivati. Chi le alzi la mano, cari signori? Accidenti, non le ha nessuno. E per i DSA che cosa ci costringono a fare? A promuovere tutti, anche se avrebbero bisogno di aiuto, e noi sapremo anche come aiutare. La vergogna sono le vostre etichette e i soldi che non date. Basta, basta. Allora, una cosa non potete negare, questo governo con la buona scuola assume. Il governo assume 100.000 precari e ne lascia a casa
di assumere i precari con più di 36 mesi di servizio, ma lui assume solo quelli delle GAE, solo quelli abilitati prima del 2007 e tutti gli altri li lascia fuori. Perché il naso e l'ombrello? Allora, prima di tutto l'ombrello perché ci sta cadendo addosso ovviamente di tutto e quindi noi stiamo cercando in qualche modo di fermare questa legge che si vuole far passare come una legge per la scuola pubblica, ma in realtà mira solamente ad affossarla. E il naso perché speriamo sempre che con la nostra rivolta, perché ormai è tutta la scuola che si sta rivoltando, eccetera, possiamo anche attraverso così la presa in giro, l'ironia, dimostrare tutte le bugie che Renzi e la Giannini sta tirando fuori sulla scuola. Posso dire che comunque la ragazza potrà essere scelta dal suo preside, perché i presidi adesso sceglieranno. Ho capito, ho sentito quello che mi avete detto e allora vi dico che ho capito che questa non è una riforma, è un arretramento. Dalla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, Roma, sabato 2 giugno 1929, articolo 27. Le supplenze e al posto di ruolo e agli incarichi di insegnamento di qualunque specie sono conferiti dal Presidente. Con un diploma magistrale del 2001. Quindi? Siamo un po' disperati, ma non ci arrendiamo, perché la scuola la facciamo noi, perché siamo persone di valore e la scuola è fatta da insegnanti di valore che non hanno bisogno di un preside dittatore. E grazie a Dio sono anni che la scuola funziona così e siamo sconvolti perché comunque il nostro futuro è così, vacilla tanto e non dovrebbe succedere in un paese democratico. Ma è una riforma non condivisibile perché è una riforma assolutamente antidemocratica, contrasta tutta una serie di politiche che abbiamo perseguito in questi anni all'interno della scuola, una scuola che sia una comunità molto estesa, larga, nella quale ci sia una partecipazione diffusa, nella quale ci sono gli organi collegiali, qui si affida tutto in mano ad un organo monocratico. Che la cosa che poi mi fa più paura di tutte sono le 7 pagine di deleghe al governo che sono spaventose, perché il governo potrà fare quello che vuole. Per cui rifiutiamo questo DDL perché trasforma la scuola pubblica in una scuola altamente liberista e autoritaria. Le toglie il mandato costituzionale che ha di educare i cittadini italiani. Diventano così con l'autonomia le scuole delle piccole enclavi di tipo politico, culturale e religioso. Siamo contrari al rafforzamento del ruolo del dirigente perché i docenti non possono essere abiliti e ridotti a meri esecutori delle sue volontà. Formazione primaria, vecchio ordinamento, immatricolati negli anni 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2011, siamo gli unici 3 anni di scienza della formazione primaria, rimasti esclusi dalle GAE, perché quelli prima sono dentro e sono passi di ruolo, mentre gli altri hanno un altro corso che è diventato quinquennale, il nostro pur essendo con valore concorsuale, non ci hanno voluto includere nelle GAE e la beffa ancora più grande non ci hanno incluso nel piano di assunzioni. Il corteo sta arrivando in Piazza della Scala. Difendiamo la cultura della scuola pubblica. La manifestazione si conclude sotto il teatro La Scala, simbolo della cultura, e sotto la statua di Leonardo da Vinci.